buongiorno a tutti, sono Emanuele Carluccio, con me c'è Paolo Cucuracchi, professore ordinario di economia degli intermediari finanziari all'Università del Salento e docente senior della SDA Bocconi, ma soprattutto partner di Benchmark Style e in quanto tale componente del comitato scientifico di Quantalis. Ci tenevo a dare soltanto alcune notizie, diciamo, organizzative riguardo a questo webinar e al collegamento logico dei contenuti che affronteremo in questo webinar con Paolo Cucuracchi rispetto agli altri webinar che vi abbiamo presentato nei mesi di dicembre e di marzo di quest'anno. Allora, prima le informazioni di carattere organizzativo che sempre ci chiedete. In primo luogo vi confermo fin d'ora che le slide che Paolo utilizzerà vi verranno mandate sul vostro indirizzo mail che avete indicato in sede di iscrizione al termine del webinar stesso, così come nel giro di al massimo un paio di giorni troverete la registrazione di questo webinar o di una delle due altre puntate in cui si è tenuto il webinar stesso, ovviamente ne sceglieremo una per caricarne una sola, sulla piattaforma Quantalis. Altra informazione che spesso ci chiedete, soprattutto per chi di voi è certificato EFPA, se siamo noi a farci carico di far presente all'organizzazione di EFPA Italia la vostra partecipazione a questo webinar, la risposta è positiva, siamo noi che carichiamo per tutti coloro che ovviamente saranno rimasti collegati per le due ore relative al webinar i relativo crediti formativi che vi devono essere riconosciuti per la partecipazione a questa iniziativa di formazione. Volevo spendere anche due parole di collegamento con i webinar precedenti. Per chi di voi, scorrendo velocemente l'elenco, visto che ho ritrovato alcuni nomi, per chi di voi ha già partecipato ai webinar di dicembre, in quella sede noi abbiamo affrontato il tema della costruzione dei portafogli modello di Quantalis. Quindi avevamo avuto modo di scorrere insieme le tappe che hanno portato alla costruzione dei portafogli modello, dalla scelta del numero e del tipo di asset class, alla stima dei rendimenti, dei rischi e delle correlazioni, fino alle logiche che hanno portato alla composizione dei portafogli nelle diverse asset class per presidiare con 20 portafogli modello l'intera gamma del trade-off rendimento-rischio nei quali possiamo suddividere i nostri clienti. Nella puntata successiva, quella di marzo, abbiamo affrontato l'altro passaggio, come possiamo collegare i portafogli modello in asset class ai diversi profili di rischio della clientela e in relazione anche e soprattutto all'orizzonte temporale che la clientela ha a disposizione. E finalmente, con questo terzo webinar, che oggi è alla sua terza edizione, affrontiamo lo step ulteriormente successivo, che è quello di come traduciamo i portafogli modello che fino a quel momento sono rimasti in asset class in un mix di strumenti / prodotti utilizzando il tools di ottimizzazione che Quantalis vi mette a disposizione. Nessuno meglio di Paolo Cucuracchi poteva affrontare questo tema, visto che è la persona che ha curato la logica di costruzione del processo di ottimizzazione, e quindi abbiamo chiesto a Paolo di presentare in primo luogo quali sono i modelli teorici ai quali è corretto ispirarsi per impostare la logica dell'ottimizzazione in strumenti / prodotti, e poi di dimostrarvi con la parte finale del suo intervento come sulla piattaforma Quantalis questo motore di ottimizzazione è stato impostato e quindi come lo potete utilizzare. Come sempre cercheremo di ritagliarci una parte finale, diciamo dalle 12:30 all'1, per rispondere a tutte le vostre domande o curiosità o richieste di approfondimento, e quindi vi invito fin d'ora ad utilizzare la chat che è a vostra disposizione per porre le vostre domande, in modo tale che aiuterò Paolo a raccogliere le diverse domande che nel frattempo porrete, suddividendole in argomenti, in modo tale da poter poi animare il dibattito alla fine. Mi fermo subito, lascio la parola a Paolo e ci rivediamo alle 12:30 per animare insieme il dibattito finale. Buon lavoro e a più tardi. Paolo. Bene. Grazie Emanuele, è già stato presentato quindi il
il tema di cui parleremo e il collegamento logico rispetto ai non solo ai webinar che hanno preceduto quello odierno, ma soprattutto alla logica finanziaria che c'è dietro appunto quello che andremo a vedere. Quindi sostanzialmente l'agenda dell'incontro di oggi la possiamo declinare su questi quattro punti. Cercheremo in prima battuta di chiarire qual è la differenza tra un concetto di valutazione dei gestori e la selezione dei gestori. Quindi per quale motivo questi due momenti assolutamente delicati riguardano la valutazione dei diversi prodotti deve essere effettuata con logiche diverse, anche se spesso invece si tende a fare tutto un erbo un fascio e a considerare la valutazione e la selezione dei gestori come la stessa cosa. Il secondo passaggio, il secondo punto che affronteremo è quello relativo ai paletti, ai vincoli che dobbiamo rispettare nel momento in cui cerchiamo di tradurre in prodotti il lavoro che è stato svolto in termini di asset allocation. Questo per evitare appunto che la selezione dei prodotti diventi invece che un momento di arricchimento della fase di asset allocation, come un momento nel quale si va a demolire quello che si è costruito nei passaggi precedenti. Quindi, a nostro avviso, è importante avere bene in mente che bisogna presidiare la coerenza con l'asset allocation e attraverso la selezione dei gestori andare alla ricerca dell'alfa. Terzo passaggio che faremo è cercare di capire quali sono in generale, dal punto di vista teorico, le logiche che possono essere utilizzate per fare delle ottimizzazioni multi-manager e nello specifico andremo a vedere come nel caso di Quantalys sono state declinate queste ipotesi di tipo teorico, per poi passare ad una fase operativa con la quale utilizzeremo dal vivo lo strumento messo a disposizione da Quantalys, andando a modificare alcuni dei parametri del cruscotto presente all'interno dell'ottimizzazione multi-manager per verificare come a parità di portafoglio modello di asset allocation che vogliamo implementare in funzione del desiderata del cliente oppure delle proprie, dei propri vincoli all'ottimizzazione si possono ottenere risultati diversi. Con riferimento al primo punto, quello relativo alla valutazione e alla selezione del gestore, penso sia opportuno chiarire in prima battuta dove a nostro avviso si colloca la selezione dei gestori all'interno del processo di investimento. Questo per aiutare poi a comprendere i passaggi a valle che faremo e quindi a cosa dobbiamo prestare attenzione nel passaggio da asset class a prodotti finanziari, a strumenti finanziari. Noi siamo fermamente convinti che un buon processo di investimento non debba partire dai prodotti, per tutta una serie di motivi, in prima battuta l'impossibilità di formulare delle aspettative di rendimento, rischio e correlazione che siano credibili quando si lavora con oltre 40.000 strumenti finanziari, se ci limitiamo ai fondi comuni, alle SICAV, ovviamente il numero aumenta a dismisura se addirittura consideriamo anche i singoli titoli azionari ed obbligazionari. E che quindi sia una necessità quella di riferirsi a delle asset class, a dei mercati, che costituiscono gli ingredienti con i quali vogliamo costruire le nostre asset allocation. Sul punto non mi dilungo perché è stato già oggetto dei seminari tenuti dal professor Carluccio, ma è importante specificare che una volta scelte le attività, i passaggi a valle che dobbiamo compiere sono quelli relativi alla stima dei rendimenti assoluti di questi mercati, alla stima dei rischi e delle correlazioni attraverso la matrice varianza-covarianza, per poi, attraverso un opportuno processo di ottimizzazione, giungere a definire l'insieme del portafoglio modello che siamo in grado di proporre ai nostri clienti. E tra i diversi portafogli modello sappiamo bene che attraverso un opportuno sistema di profilatura del rischio
e magari seguendo la logica del multiobiettivo che appunto è stata presentata nei webinar del professor Carluccio, è possibile identificare quella che noi consideriamo l'asset allocation ideale per centrare un determinato obiettivo di investimento. Quindi è evidente che sino a questo punto la selezione dei gestori non è un tema. Fino a questo punto si è parlato esclusivamente di mercati, si è parlato di stime relative ai mercati, si è parlato di profilatura del rischio dell'investitore, definizione dei suoi obiettivi di investimento e tutto questo ci ha consentito di identificare un mix di mercati, di asset class che consideriamo adeguati per centrare gli obiettivi che ci sono stati manifestati. E quindi è evidente che la selezione dei gestori si colloca soltanto a questo punto. E attraverso la selezione dei gestori, quello che noi cerchiamo di fare è andare a tradurre quella prima torta definita in asset class in un portafoglio definito in prodotti. Ben sapendo che esiste una letteratura abbastanza consolidata che parte dal famoso studio di Brinson, che poi ha avuto tutta una serie di evoluzioni successive, con le quali si mette in evidenza che l'asset allocation strategica, se abbiamo un orizzonte temporale lungo, è certamente il fattore che meglio spiega la performance del portafoglio. Questo, come dicevo, se si ha un orizzonte temporale lungo. Ora, con quali strumenti approcciamo il tema della selezione dei gestori, quindi il passaggio da un portafoglio definito in asset class ad un portafoglio definito in prodotto. A questo punto dobbiamo introdurre l'altro tema che avevo anticipato, e cioè il tema della distinzione tra valutazione e selezione dei gestori, in quanto queste due tipologie di analisi, pur rappresentando due facce della stessa medaglia, è evidente che rispondono ad obiettivi che sono totalmente diversi e quindi, a nostro avviso, devono essere approcciati con metriche e con logiche altrettanto differenti. Per quale motivo valutazione e selezione dei gestori sono due facce della stessa medaglia, ma si prestano ad essere analizzate con modalità differenti? Beh, può essere utile partire dall'asse del tempo e collocarci ad un certo punto, quindi in ogni giornata lavorativa, in ogni oggi nel quale andiamo a incontrare dei clienti. E tipicamente quali sono le curiosità e le domande alle quali dobbiamo rispondere quando incontriamo un cliente? Sicuramente ci sono tutta una serie di problematiche che riguardano i clienti per i quali abbiamo costruito un portafoglio ad una certa data, meno T. E oggi quel cliente ci chiede una rendicontazione di tipo evidentemente ex post, quindi quello che stiamo chiedendo è semplicemente di capire come si è comportato il portafoglio su un determinato orizzonte temporale. E sappiamo bene che questo lo possiamo fare partendo in prima battuta dalla quantificazione del rendimento, magari distinguendo tra rendimento time weighted, cioè un rendimento che non tiene conto dei flussi all'interno del portafoglio, che è un rendimento money weighted che invece ne tiene conto, per poi passare a quantificare il rischio che ha caratterizzato il nostro portafoglio. E anche qui sappiamo bene che il rischio può essere misurato con modalità e approcci notevolmente diversi. Possiamo utilizzare l'indicatore di deviazione standard, che è il tradizionale indicatore proposto dalla moderna teoria del portafoglio, ma possiamo anche arricchire lo studio attraverso una serie di misure alternative, ad esempio quelle che si focalizzano sulla coda sinistra della distribuzione, quindi cosa è successo quando le cose sono andate male, e quindi stimare il downside risk, il max drawdown o altre misure che si focalizzano su aspetti particolari della performance realizzata da un. Esiste poi tutto il tema della misura dell'efficienza, cioè cercare di capire se il rischio che abbiamo preso è stato adeguatamente remunerato. E qui non si può non partire dal famoso indice di Sharpe, lo Sharpe ratio, che senza dubbio è stato
è stato il primo, il professor Tarpa, a proporre una misura in grado di misurare appunto il trade-off tra rendimento e rischio. C'è poi il tema dell'abilità, cioè cercare di capire se il gestore è stato in grado di generare extra performance e come lo ha fatto, se lo ha fatto attraverso lo stock picking, tipicamente misurato dall'alfa, o attraverso il market timing, tipicamente misurato dal gamma, per quanto poi esistono altre misure che consentono di fornire questo tipo di informazioni. Misurare la fortuna del gestore in termini di capacità di essere persistente e quindi sgombrare il campo, soprattutto quando abbiamo serie storiche piuttosto brevi, dalla possibilità che il gestore che stiamo valutando e che magari stiamo valutando positivamente, in realtà abbia avuto semplicemente fortuna e non abbia invece dimostrato delle particolari abilità. Per poi arrivare, come spesso succede, ad attribuire un rating che in qualche modo cerca di sintetizzare in un'unica misura tanti aspetti che riguardano la performance che ha caratterizzato un determinato prodotto. Quindi, quando si analizza la performance in una logica ex post, quindi quando il nostro obiettivo è valutare i gestori per quello che hanno fatto, è evidente che il problema che abbiamo è semplicemente quello di dotarci di una serie di statistiche, di misure statistiche in grado di segnalare quello che ci interessa capire del prodotto e farlo in modo corretto, cioè andando a fare dei confronti per quanto possibile omogenei. La cosa diventa molto più complicata e molto più difficile quando invece approcciamo la selezione dei gestori. Perché in questo caso il nostro obiettivo qual è? Il nostro obiettivo non è più guardare indietro. Quando noi abbiamo il problema di selezionare dei gestori, vuol dire che il nostro problema è quello di costruire un portafoglio oggi che auspichiamo possa andare bene in futuro. Quindi, quando in futuro ci porremo il problema della valutazione ex post, speriamo di poter dare delle buone notizie all'investitore che si è fidato di noi. Ma oggi come facciamo a stimare quello che potrebbe accadere? Beh, innanzitutto non si tratta più di misurare perché non abbiamo degli elementi certi, ma abbiamo degli elementi aleatori. Quindi l'unica cosa che possiamo fare è formulare delle stime. E le stime che cosa devono riguardare? Beh, devono riguardare innanzitutto l'esposizione ai mercati. Come abbiamo visto prima, se abbiamo un portafoglio in asset class da costruire, la prima cosa che ci interessa capire è quali sono i prodotti che andranno a coprire i diversi mercati. Quindi qual è l'esposizione a diversi mercati che otteniamo nel momento in cui acquistiamo un prodotto? Secondo elemento fondamentale è che non ci interessano più le stime assolute, ma ci interessano delle stime, delle misure relative. Perché noi abbiamo già scelto un portafoglio modello sulla base di un'aspettativa di rendimento rischio. E quello che oggi stiamo chiedendo ai gestori è al limite di darci qualcosa in più rispetto a quello che ci potrebbero dare i mercati per come sono stati stimati. Quindi ci interessano delle misure relative, non più delle misure assolute. Ci interessano delle misure di abilità e non delle misure di efficienza, perché il nostro obiettivo non è più gestire il trade-off rendimento-rischio sulla base della profilatura del cliente. Quello che abbiamo già fatto nel momento in cui abbiamo scelto l'asset allocation e abbiamo già deciso qual è il trade-off rendimento rischio desiderato. Oggi si tratta di capire se riusciamo ad aggiungere qualcosa attraverso la gestione attiva. E un altro aspetto, a nostro avviso, molto importante è che mentre il punto di arrivo dell'analisi ex post è, come abbiamo detto tipicamente, l'attribuzione di un rating, e un rating per definizione ipotizza che tutti i nostri soldi vengano investiti in un unico prodotto. Quindi quando noi analizziamo il rating di un prodotto, stiamo ipotizzando di aver investito il 100% dei nostri soldi in quel prodotto. Quando invece noi costruiamo un portafoglio, sappiamo bene che all'interno del portafoglio confluiranno diversi prodotti. E quello che ci interessa non è di avere tante prime donne all'interno del portafoglio. Quello che ci interessa è avere dei prodotti che stiano anche bene insieme. Quindi si ripropone anche in termini di prodotti un tema che
ampiamente conosciuto, che quindi sicuramente già conoscete, che è quello dell'effetto diversificazione, cioè andare a verificare se le correlazioni tra i diversi prodotti mi consentono una migliore gestione della tracking. Esattamente come quando costruiamo un portafoglio in asset class e ci chiediamo se la correlazione tra i diversi mercati ci consente di eliminare il rischio inutile, quindi quello che è diversificato. Allora, che cosa possiamo fare per sgombrare un po' il campo da alcuni indicatori che sono certamente molto utili in una logica ex post, ma forse poco utili in una logica ex ante? Per coloro che non conoscono la piattaforma Catalyst, abbiamo pensato di fare in questa slide una veloce, rapida carrellata su quelli che sono quelli che la letteratura ha proposto come i tipici indicatori che si devono andare ad analizzare per esprimere un giudizio su un gestore. Quindi si tratta di indicatori che si trovano in letteratura, che trovate anche nella piattaforma Cantalis, ma che ovviamente rappresentano un patrimonio comune, cioè chiunque voglia fare valutazione della performance deve necessariamente rifarsi a questo tipo di logiche valutative. E quindi un primo elemento sicuramente molto importante è quello di andare a verificare come si è evoluto il NAV del prodotto, e quindi un importo investito ad una certa data, la fattispecie 100 euro investiti negli ultimi 3 anni, come si sono evoluti rispetto a 3 possibili parametri. Quello blu, che rappresenta il fondo che noi vogliamo analizzare, la linea verde, che rappresenta il benchmark di mercato che noi attribuiamo ad ogni categoria di classificazione dei gestori, e la linea arancione, che invece rappresenta il comportamento medio dei fondi che appartengono allo stesso PIR. Quindi il primo passaggio importante è che ogni fondo comune, per poter essere valutato correttamente, deve essere opportunamente classificato in una categoria. All'interno di Cantalis abbiamo 142 categorie. Per ogni categoria è opportuno scegliere un opportuno benchmark di mercato, che rappresenti quindi le opportunità di investimento che quell'asset class presenta. E come ulteriore elemento di confronto è possibile andare a verificare come si sono comportati mediamente all'interno di quella categoria di altri fondi comuni, in modo da avere sempre un doppio confronto rispetto al mercato e rispetto ai comuni. Questa prima analisi focalizzata solo sul rendimento, su un certo orizzonte temporale, ovviamente si può arricchire ripetendola su diversi orizzonti temporali, ci porta poi a introdurre delle analisi focalizzate su alcuni indicatori di rischio. Alcuni li ho citati prima: volatilità, max drawdown, downside risk e così via, oppure indicatori di rendimento corretto per il rischio, le cosiddette risk adjusted measures, cioè misure che mettono insieme un aspetto legato al rendimento ed un aspetto legato al rischio. Voglio far osservare un paio di considerazioni. La prima è che ovviamente il valore di queste misure lo potete trovare facilmente anche sui fact sheet che le singole società di gestione mensilmente mettono a disposizione sui loro siti, e quindi a disposizione delle reti che collocano. Quindi si tratta di informazioni facilmente reperibili. Quindi se io voglio togliermi la curiosità di quale sia la volatilità di un fondo comune o quale sia il suo indice di Sharp, non faccio molta fatica a trovare delle fonti che mi consentano di recuperare queste informazioni. Quello che invece spesso non si trova è il confronto rispetto a un termine di riferimento, cioè come faccio a capire se quell'indice di Sharp pari a 0,21 è un buon indice oppure no. L'indice di Sharp pari a 0,21 sappiamo che ci dice che il fondo comune è stato in grado di remunerare
il rischio che si è preso, 19,72 punti di rischio, offrendo 21 basis points di rendimento in più rispetto all'attività prima di rischio. Quindi il significato finanziario di quello 0,21 è facilmente comprensibile. Quello che invece spesso manca è: ma avere un indice Sharpe pari a 0,21, ovviamente la stessa cosa la potremmo ripetere per gli altri indicatori, è un buon valore dell'indice Sharpe oppure si poteva fare meglio o si poteva fare peggio? E da questo punto di vista Cantalissa offre uno strumento che noi riteniamo molto utile, perché attraverso quei quintili, quelle tacchette blu, noi andiamo a verificare come si colloca il fondo comune all'interno del suo peer group di riferimento. E quindi è facile dimostrare, e riporto l'evidenza di alcuni ulteriori prodotti che sono andato a scegliere in modo opportuno da diverse categorie, quindi si tratta di fondi comuni che appartengono a categorie diverse, che sono però, come vedete, accomunate da che cosa? Dal fatto di avere tutte lo stesso indice di Sharpe, pari a 0,21. Qual è la differenza? La differenza è che, mentre nel primo caso avere un indice Sharpe di 0,21 mi colloca nella fascia media, nel secondo caso, in basso a destra, mi colloca nella fascia dei peggiori, nell'ulteriore caso mi colloca nel quarto quintile, quindi nella fascia buona. Questo appunto significa che lo stesso indicatore finanziario si presta alla stessa lettura da un punto di vista finanziario, ma ad una lettura totalmente diversa nel momento in cui teniamo conto della categoria nella quale il fondo ha operato. Il discorso relativo a queste valutazioni legata alla categoria di appartenenza, a nostro avviso, è molto importante, tant'è vero che è possibile all'interno della piattaforma costruire un altro grafico molto istruttivo che ci consente, categoria per categoria, di mettere in relazione la tracking error volatility, quindi la tipica e tradizionale misura di rischio attivo che caratterizza il gestore, con l'alfa, cioè la capacità del gestore di realizzare una performance superiore rispetto a quella del mercato di riferimento. Nel grafico in basso a destra potete osservare una macchia, una nuvola, ogni pallino blu rappresenta un fondo comune, e questo è il posizionamento dei diversi fondi comuni, ci fa vedere come effettivamente all'aumentare della tracking error volatility aumenta la dispersione dei fondi comuni, e ci sono fondi comuni che sono stati in grado di remunerare questo rischio attivo generando un alfa positivo, ma ce ne sono anche altri che invece hanno generato un alfa negativo, quindi hanno fatto peggio del mercato. Questo non deve stupire, è sempre così. Quello che interessa osservare è che la distribuzione tra fondi che hanno fatto meglio del mercato e fondi che hanno fatto peggio del mercato è omogenea. Quindi in un mercato come questo non si può dire in assoluto che puntare su una gestione attiva necessariamente porterà risultati negativi, perché si osserva che ci sono un buon numero di gestori che invece sono stati in grado di generare una buona. Discorso totalmente diverso lo dovremmo fare in un'altra categoria, che vi porto come esempio, nella quale, come vedete, giustificare il ricorso a gestori attivi ovviamente è un po' molto più difficile, direi quasi impossibile, perché in questo caso, come si osserva, il risultato legato ad una maggiore dose di rischio attivo è praticamente sempre un risultato peggiore rispetto al mercato. Quindi, ancora una volta, quello che a nostro avviso è importante sviluppare è una capacità di analisi che si riferisca a singoli mercati, in modo tale da mettere in evidenza la diversa efficienza che caratterizza questi mercati e quindi cosa ci possiamo aspettare dai gestori su questi comparti. All'interno della piattaforma queste informazioni sono ulteriormente declinate
attraverso un'ulteriore pagina nella quale ci sono tutta una serie di indicatori che vengono calcolati su diversi orizzonti temporali, 1, 3, 5 anni, e quindi riteniamo che un po' tutte le classiche curiosità che possono venire a chi voglia analizzare un fondo comune possono essere soddisfatte attraverso i vari indicatori che vengono forniti sulla piattaforma. Non ultimo, un'analisi relativa al rating, non soltanto in termini di dato puntuale, quindi qual è il rating ad oggi del prodotto, che ovviamente è un'informazione utile, ma è inevitabilmente limitata a quello che è successo sull'ultimo triennio, ma anche un'evoluzione storica del rating, in modo tale da verificare se su un orizzonte temporale più lungo il gestore ha stabilmente garantito una performance di un certo tipo oppure il rating è stato particolarmente variabile, frutto evidentemente di un comportamento non persistente del gestore. Quindi tutte queste misure si riferiscono a quello che tipicamente noi consideriamo una valutazione ex post del gestore. Dato un certo orizzonte temporale, andiamo a misurare tutta una serie di fenomeni con chiavi di lettura, come avete visto, differenti. Uno strumento particolarmente apprezzato e molto semplice per sintetizzare quello che abbiamo detto è il classico grafico rendimento rischio, quello che avete già visto affrontando il tema dei portafogli modello. La differenza fondamentale è che mentre quando si parla di portafogli modello sull'asse RY non abbiamo il rendimento storico, ma abbiamo il rendimento atteso, quando invece analizziamo i fondi comuni è evidente che quello che stiamo facendo è semplicemente quantificare quello che è accaduto, appunto seguendo una logica ex post. E quindi quando si vuole affrontare il tema della valutazione, la prima cosa che dobbiamo fare è andare a posizionare al centro di questo grafico il pallino verde, cioè il benchmark che abbiamo detto meglio caratterizza questo comparto di investimento. E rispetto al benchmark, al parametro di riferimento, possiamo andare a tracciare una linea orizzontale che ci consente di distinguere due parti del grafico. La parte del grafico dove si vanno a collocare i fondi che hanno avuto un delta di rendimento maggiore di zero, quindi che hanno battuto il benchmark, e i fondi che invece hanno avuto un delta di rendimento inferiore al benchmark, quindi i fondi che hanno fatto peggio del mercato. A questo punto possiamo ovviamente ripetere lo stesso esperimento, esercizio, con una linea verticale che questa volta va a dividere il grafico in funzione del rischio non meglio declinato assunto dal gestore, e quindi avremo gestori che hanno rischiato meno del mercato e gestori che hanno rischiato più del mercato. E da questo punto, come vedete, si vengono a creare quattro quadranti. Quattro quadranti che hanno caratteristiche distintive diverse, perché abbiamo in basso a sinistra quello che possiamo considerare il grafico dei fondi prudenti, cioè i fondi che hanno fatto peggio del mercato, quindi si tratta di gestori attivi che non sono stati in grado di mantenere la promessa di generare un extra performance, ma che hanno avuto un rischio inferiore rispetto al mercato. Questo è un aspetto importante perché di fronte a fondi con questa caratteristica, la domanda alla quale dobbiamo rispondere è: il fatto che abbiano rischiato meno del mercato costituisce un attenuante o un aggravante rispetto alla circostanza che non abbiano battuto il mercato? Spesso e volentieri, lo vedremo tra un attimo, nelle misure di rendimento corretto per il rischio, il fatto che questi fondi abbiano rischiato di meno viene considerata un attenuante, cioè in qualche modo si tende a giustificare il fatto che un fondo comune si è rischiato meno del mercato, è normale che abbia guadagnato meno del mercato. Infatti è piuttosto normale che questo accada. Il problema è capire appunto
se il rischio è la causa o l'effetto della sottoperformance. E a mio avviso è un aggravante, è la causa, non è l'effetto. Per quale motivo? Perché se ci pensate, un fondo comune attivo, quando è che decide di assumere un comportamento prudente, difensivo rispetto al mercato? Tipicamente questo accade quando un gestore teme che il mercato possa andare male e quindi tatticamente cerca di anticipare una fase bearish del mercato costruendo un portafoglio difensivo, appunto, tipicamente con beta minore di 1 oppure con una quota di liquidità superiore alla norma. Beh, è evidente che se un fondo comune, un gestore che ha fatto questo tipo di scelta, coerentemente con la sua aspettativa di mercato bearish, si trova di fronte a un mercato che invece di andare male va bene, è evidente che questo gestore andrà a smorzare il rialzo del mercato e quindi realizzerà una performance inferiore rispetto a quella del bearish. E quindi ritengo che sia dimostrato che la causa di un rendimento inferiore al mercato è proprio di aver avuto un rischio inferiore al mercato. Quindi è stato un eccesso di prudenza in un periodo nel quale probabilmente valeva invece la pena essere aggressivi. E quindi ci spostiamo nel quadrante in alto a destra, dove troviamo i fondi che magari non sono particolarmente efficienti, ma hanno capito che era necessario assumere maggior rischio perché si andava di fronte a un periodo di mercato a rialzo e quindi era opportuno amplificare questo rialzo. Ora, una cosa importante da mettere in evidenza è che se il rischio fosse l'unica variabile in grado di spiegare il rendimento, ci dovremmo aspettare che soltanto questi due quadranti vengano popolati e non anche il quadrante in alto a sinistra, che è quello dei fondi che possiamo considerare eccellenti, le stelle, cioè i fondi che hanno battuto il mercato nonostante abbiano preso dei rischi inferiori al mercato, e i quadranti in basso a destra, i fondi mediocri, i fondi che invece nonostante abbiano preso dei rischi superiori al mercato hanno fatto peggio del mercato. Uno strumento particolarmente utile da questo punto di vista, che troverete all'interno della piattaforma, ma che è facilmente costruibile nel momento in cui si hanno a disposizione i dati di rendimento e di rischio, è questo, dove sull'asse NX andiamo a collocare la volatilità annualizzata, in questo caso a 3 anni, sull'asse DY la performance a 3 anni, con il pallino verde indichiamo, come detto, il benchmark, con il pallino blu il fondo che stiamo analizzando, con il pallino arancione la media di categoria. E la cosa interessante è che con i pallini grigi andiamo a rappresentare tutti gli altri fondi che fanno parte della medesima categoria. E quindi, come si vede, con un unico colpo d'occhio possiamo andare a identificare quali sono i fondi che hanno fatto meglio del mercato o peggio del mercato in termini di rendimento o in termini di rischio, e soprattutto identificare i 4 quadranti in cui facevo riferimento prima, quindi il quadrante dei prudenti, dove si colloca il fondo preso in considerazione, il quadrante degli aggressivi, il quadrante degli eccellenti, che come vedete in questo caso è abbastanza affollato, e il quadrante dei mediocri, che purtroppo anch'esso è piuttosto affollato. Ora, per quale motivo queste misure, questa logica di analisi che tipicamente si richiama alle misure risk adjusted e in particolare, come dicevo, all'indice Sharp e a tutte le misure simili all'indice Sharp, quindi l'indice di Sortino, l'indice di Modigliani, il Kalmar Ratio e tante altre misure che si ispirano alla logica dell'indice di Sharp, per quale motivo sono, a nostro avviso, inadatte per essere utilizzate in una logica di selezione? Per la verità, non soltanto a nostro avviso, ma anche il professor Sharp su questo punto è abbastanza netto quando afferma che
L'indice di Sharpe non è una misura appropriata per selezionare i gestori, tant'è vero che ha proposto delle misure alternative per rispondere a questo tipo di problemi. Beh, un esempio forse può aiutare a capire qual è la trappola nella quale cadono queste misure. All'interno di questo grafico sono andato a collocare, come di consueto, il pallino verde rappresentativo del benchmark con le due linee orizzontali e verticali e i pallini blu rappresentativi dei diversi fondi comuni, dei diversi comparti, dei diversi quadrati. Si tratta evidentemente di fondi omogenei, quindi appartenenti al medesimo peer group. Se vogliamo procedere con il calcolo, ad esempio, dell'indice di Sharpe, dobbiamo andare a identificare qual è la posizione dell'attività priva di rischio e a questo punto andare a tracciare delle rette che vanno a colpire i singoli fondi comuni. E che cosa andremo a misurare con queste misure risk adjusted? Andremo a misurare l'inclinazione di queste rette, la pendenza di queste rette. E quindi, come si osserva, nel caso di specie, non esiste all'interno di questa categoria nessun altro fondo che abbia un'inclinazione della retta superiore rispetto al fondo che sono andato a considerare. Che cosa vuol dire? Che in una classifica fatta sulla base di questo indicatore, il fondo indicato sarebbe il migliore, perché è quello che presenta il miglior trade-off a rendimento rischio, nonostante sia evidente che appartiene a quei gestori che hanno fatto peggio del mercato per una loro scelta sbagliata. Hanno creduto che il mercato sarebbe andato male, hanno scelto di seguire un atteggiamento difensivo, ma il rialzo dei mercati li ha penalizzati. Dall'altra parte potremmo trovare invece un fondo nel quadrante degli aggressivi che magari non è così efficiente come si osserva dalla minore pendenza della retta, ma che invece è stato in grado di fare meglio del mercato, proprio grazie al suo atteggiamento più aggressivo. Ora, nel momento in cui noi abbiamo scelto un portafoglio modello, molte delle decisioni le abbiamo in realtà già assunte. Ad esempio, abbiamo già deciso qual è il livello di deviazione standard o il livello di VAR del nostro portafoglio. E quindi non abbiamo più bisogno di misure che ci dicano quanto rischio ci siamo presi, perché quello che ci interessa al limite è quanto rischio vogliamo prenderci in futuro. Allora, il grafico che dovremmo andare a costruire in una logica exacte ha una forma simile, quindi la struttura del grafico è lo stesso, ma che cosa cambia? Beh, cambia che noi non sappiamo oggi, 13 maggio del 2021, dove sarà tra 3 anni il pallino verde, perché questo attiene alla volatilità del mercato che stiamo studiando. Quello che possiamo dire è che da qualche parte all'interno del grafico questo pallino verde sarà. Immaginiamo per semplicità che sia esattamente nello stesso punto. Ora, quello che possiamo dire oggi con certezza è che se noi oggi, 13 maggio 2021, andiamo a prendere un gestore che ha, attenzione, non un rischio, una deviazione standard, un downside risk, un max drawdown, ma una tracking error volatility bassa rispetto al mercato, noi possiamo dire con ragionevole certezza che tra 3 anni quel fondo comune sarà in un intorno, sarà all'interno di un cerchio abbastanza piccolo intorno al benchmark. Quindi vuol dire che le scommesse che stiamo facendo rispetto al mercato sono tutto sommato piuttosto contenute. Quando invece accettiamo di prendere un gestore più attivo, il posizionamento di questo gestore sarà ovviamente su un cerchio concentrico più ampio e dal crescere della gestione attiva, come si osserva, il posizionamento del fondo sarà su un cerchio ancora più ampio. Allora, è evidente che noi oggi, 13 maggio, speriamo che il 13 maggio del 2024 il fondo comune che stiamo andando a selezionare possa essere qui. Sarebbe fantastico.
è ovvio che quello che speriamo, cioè andare a pescare oggi quel fondo eccellente che tra 3 anni ha fatto meglio del mercato, addirittura con un rischio inferiore. Probabilmente saremmo contenti anche se il fondo comune si andasse a posizionare qui, perché comunque abbiamo fatto meglio del mercato, ma è evidente che è la nostra scelta fatta oggi che può aprire la porta a che cosa? Ad una performance anche di questo tipo, cioè tra 3 anni potremmo ritrovarci con un fondo comune nel quadrante dei mediocri. Ed è una cosa che in realtà noi scopriremo tra 3 anni, ma che in realtà sappiamo già oggi, cioè la scelta fatta oggi che apre la porta a quello che potrà accadere tra 3 anni. E quindi se tra 3 anni dovesse accadere, magari ci possiamo rammaricare che sia accaduto, ma non ci possiamo sorprendere che questo sia accaduto. Quindi ecco che cosa significa ragionare con una logica ex ante. Significa in qualche modo tener conto che alcune cose che accadranno in futuro sono figlie delle decisioni che stiamo prendendo oggi. E quali sono le decisioni che andiamo a prendere oggi? Beh, abbiamo detto che la prima decisione che dobbiamo prendere oggi, che è figlia delle scelte che abbiamo fatto in termini di asset allocation, è quale dei portafogli in modello riteniamo sia più appropriato per il profilo di rischio dell'investitore, ma in particolare per l'obiettivo che l'investitore vuole raggiungere. Sappiamo che con logica multiobiettivo nulla vieta che il cliente possa avere più portafogli caratterizzati da profili di rischio, da profili rendimento rischio diversi. Ipotizziamo di considerare questo portafoglio che, come vedete, presenta uno dei portafogli modello della piattaforma Cantalis, ma quello che conta è quali sono i suoi indicatori statistici. Una volatilità attesa del 9,86 a fronte di un rendimento atteso del 5,24. Ora, in che modo possiamo tradurre in termini un po' più concreti, intuitivi, che cosa ci possiamo aspettare da questo portafoglio? Una modalità piuttosto diffusa e a nostro avviso anche molto utile per far comprendere davvero all'investitore che cosa significa andare a prendere questo portafoglio modello è quello di andare a costruire una simulazione Monte Carlo che, immaginando di investire oggi 100 euro, ci proietti nel futuro quello che potrebbe accadere. In questo caso l'analisi è stata effettuata ipotizzando un orizzonte temporale di 60 mesi, quindi sull'asse X c'è il tempo che misura i 5 anni di investimento che stiamo prendendo in considerazione. Ogni linea rappresenta un possibile scenario futuro possibile, coerente con i dati di rendimento e di rischio da cui siamo partiti, e come ben sapete questo tipo di grafico può essere poi sintetizzato attraverso il prezioso strumento dell'evoluzione probabilistica del montante proposta da Ibbotson, dal professor Ibbotson, che ci consente di sintetizzare l'intera simulazione Monte Carlo con i 1000 scenari in 3 linee. La linea celeste, che è quella che ci fa vedere che cosa accadrebbe se ignorassimo il rischio e ci fidassimo ciecamente del fatto che questo portafoglio ha un rendimento del 5,24, e che cosa invece possiamo dire tenendo conto che esiste un rischio e quindi esiste una variabilità dei rendimenti rispetto all'ipotesi mediana, che ci può portare allo scenario più bello, più ottimista, quello verde, allo scenario più brutto, quello rosso, quello più pessimista. E quindi che cosa avremo in questo caso? Avremo che dei 1000 scenari costruiti, 50 sono sopra la linea verde, 50 sono sopra la linea rossa e gli altri 900 scenari sono compresi tra la linea verde e la linea rossa. Questo è uno dei motivi per cui non siamo molto affezionati ai modelli di profilatura del rischio e di verifica dell'adeguatezza che guardano soltanto alle misure VAR o CIVAR, perché significherebbe andare a tradurre le caratteristiche statistiche di quel portafoglio utilizzando soltanto lo scenario più pessimista e quindi rappresentando al cliente
cosa si può perdere, che evidentemente è un'informazione importante, ma a nostro avviso è un'informazione tanto più importante quando si mette il cliente nelle condizioni di poter capire per quale motivo si sta assumendo questo rischio, per quale motivo deve correre il rischio di avere un VAR, una perdita del 10, 15, 20% del portafoglio. E a nostro avviso, soltanto avendo a disposizione anche la linea verde che ci fa vedere quali potrebbero essere i possibili guadagni, l'investitore viene aiutato nel capire qual è il giusto trade-off tra rendimento. Ma su questo tema poi torneremo con riferimento alla scelta dei prodotti. Possiamo quindi passare al secondo punto, la coerenza con l'asset allocation e la ricerca dell'alfa. Abbiamo detto che fino a questo punto non ci sono temi che attengono alla scelta dei gestori e che il tema della scelta del gestore viene fatto soltanto in questo passaggio. Che cosa dobbiamo fare? Beh, la prima cosa alla quale dobbiamo prestare molta attenzione è che all'interno dei prodotti che andiamo a scegliere ci siano esattamente i mercati che volevamo comprare. Quindi, idealmente, quello che dobbiamo fare è partire da un portafoglio in asset class, tradurlo in prodotti ed andare a verificare che all'interno dei prodotti che abbiamo scelto ci siano esattamente gli ingredienti all'interno dei quali volevamo investire. Se questo non succede, ed è evidente che per alcune tipologie di prodotti il rischio che questo non succeda è particolarmente alto, pensiamo ad esempio ai fondi flessibili, dove per definizione noi facciamo fatica a capire cosa c'è dentro, ma in realtà questo è vero anche per altre tipologie di prodotti, è evidente che noi stiamo affidando alla fase di selezione dei gestori anche una fase di asset allocation, e quindi rischiamo che il portafoglio che andremo a costruire sia in realtà diverso da quello che avevamo proposto. E questo è particolarmente grave nel momento in cui noi riponiamo particolare fiducia, ecco il riferimento agli studi di Brinson, alla capacità dell'asset allocation di spiegare la futura performance del portafoglio che costruiamo per i nostri investitori. Se invece evidentemente noi riteniamo che l'asset allocation strategica sia di poco conto e che quindi non abbia nessuna rilevanza in termini di performance futura, allora può anche starci che si presti poca attenzione a questo aspetto, ma allora verrebbe da chiedersi che senso ha fare un asset allocation, quindi forse si potrebbe direttamente partire da un portafoglio. L'altro tema importante è quello della ricerca dell'alfa. E quindi, ancora una volta, qual è l'obiettivo che noi vogliamo raggiungere, oltre alla coerenza con l'asset allocation? L'obiettivo che vogliamo raggiungere è avere un modello che ci consenta di gestire in modo adeguato il trade-off tra alfa e tracking error volatility. La cosa importante è che, come vedete, esattamente come succede per la fase di ottimizzazione nella quale andiamo a mettere insieme diversi mercati, anche nella fase di selezione dei gestori, noi in realtà possiamo costruire una nuova frontiera efficiente. Una nuova frontiera efficiente che non ha più sull'asse LX il rischio, la volatilità o il VAR, ma la tracking error volatility, perché è l'unica vera decisione che noi possiamo prendere quando scegliamo un gestore. E sull'asse LY non c'è più il rendimento atteso in termini assoluti, ma c'è l'alfa, cioè la capacità del gestore di dare qualcosa in più rispetto al mercato. E quindi all'interno di questo nuovo sistema di assi cartesiani, noi possiamo andare a costruire una nuova frontiera rossa, i cui punti, ne ho identificati 5, non sono dei portafogli in asset class, come succede sulla frontiera dei portafogli modello, ma sono diverse combinazioni di gestori, di strumenti finanziari, tutte coerenti con l'asset allocation di partenza, ma caratterizzate da un diverso trade-off tra la tracking error volatility
Quindi il rischio che siamo disposti ad assumerci è la speranza di alfa che vogliamo coltivare attraverso appunto l'utilizzo della gestione attiva. Partendo evidentemente anche da un'ipotesi che non possiamo scardare, nella quale decidiamo di non prenderci alcun rischio attivo e quindi sostanzialmente decidiamo di implementare il nostro portafoglio utilizzando esclusivamente fondi a gestione passiva, strumenti a gestione passiva. Ora, il dibattito tra gestione attiva e gestione passiva è un dibattito antico che affonda le sue radici negli anni 60 con la prima dimostrazione teorica, la prima, diciamo, presa di posizione della letteratura nel Capital Asset Pricing Model, ed è un dibattito che continua negli anni e al quale si danno di volta in volta risposte diverse, anche se l'impostazione proposta appunto da Sharp con gli studi della moderna del Capital Asset Pricing Model o da Fama sull'efficienza dei mercati in qualche modo hanno già fornito delle indicazioni abbastanza chiare su come approcciare questo problema. Ora, il punto sul quale mi volevo concentrare però non è tanto quello teorico, cioè la gestione attiva è migliore o peggiore di quella passiva e che cosa ci dice la teoria, ma innanzitutto andare a verificare se la gestione passiva intesa come possibilità di replicare il mercato esiste davvero nei fatti, oppure anche i gestori passivi, dovendo scontare evidentemente un livello di costi che non potrà mai essere pari a zero, e inevitabilmente ci portano lontano dal benchmark, in questo caso per definizione al di sotto del benchmark. Allora andate a prendere quello che io considero il migliore esempio di gestione passiva al mondo, per dimostrare che la gestione passiva è effettivamente possibile, si può fare, e che spesso quello che noi siamo abituati a considerare come gestori passivi in Europa forse impallidiscono un po' rispetto appunto a confronti che possiamo fare rispetto al mercato americano. L'esempio che vi porto è l'esempio del fondo Vanguard 500, che potete, questo grafico potete tranquillamente andarlo a ricostruire voi sul sito vanguard.com, selezionando appunto il fondo Vanguard 500 Index, e quello che potrete verificare è che andando nella sezione Price and Performance avete la possibilità di costruire un grafico che vi fa vedere l'evoluzione di $10,000 negli ultimi 10 anni. In questo caso avevo costruito questo grafico nel mese di marzo, quindi si parte dal fine di febbraio del 2011 per arrivare sino alla fine di febbraio del 2021. Con una performance che, come vedete, è particolarmente brillante, visto che abbiamo una performance pari a circa $10,000 investiti, risultano pari a circa $35,000 alla fine del decennio preso in considerazione. Ma il tema, come dicevo, non è esprimere un apprezzamento sul rendimento ottenuto da questo strumento finanziario. Immagino che qualunque investitore possa considerarsi soddisfatto di questo rendimento. Il punto è capire che cosa ha fatto questo gestore rispetto al mercato di riferimento, che è chiaramente lo standard Poor's 500. Il fondo, ricordo, si chiama Vanguard 500 Index. E la linea gialla, rappresentativa proprio del benchmark, ci fa capire come effettivamente questo fondo, che io personalmente seguo dal 1996, quindi un bel po' di anni prima rispetto all'analisi che vi sto proponendo, è un fondo che vi posso garantire negli ultimi 25 anni ha sempre avuto questa caratteristica, cioè quella di traccare l'indice in modo perfetto. Anzi, la sua capacità di replicare l'indice è nel tempo migliorata, perché le masse gestite da questo fondo sono cresciute in modo esponenziale e grazie alle maggiori masse ha potuto ripartire il costo della replica su un patrimonio, su assets under management più importanti,
sino ad arrivare oggi ad avere un expense ratio pari a 4 basis points. Ripeto, 4 basis points. Ecco perché quando si sente parlare di fondi passivi in Europa continentale con costi di gestione di 30, 40, 50 basis points, è inevitabile che la mente appunto vada al confronto con strumenti che invece consentono di replicare l'indice con costi decisamente, decisamente più bassi. Quindi, senza atteggiamenti talebani sul confronto tra gestione attiva e gestione passiva, sappiamo che la gestione passiva, se si vuole, si può fare, ma deve essere vera gestione passiva, cioè deve essere una gestione passiva che davvero mi dà la garanzia che suoni il mercato, la linea blu e la linea gialla del benchmark camminino all'unisono. Allora, questa precisazione, che cosa ci possiamo aspettare dalla selezione dei gestori? Abbiamo già detto che cosa ci possiamo aspettare dall'asset allocation. Dall'asset allocation caratterizzata da un certo profilo rendimento rischio, ci possiamo aspettare una certa evoluzione probabilistica del montante, compresa tra la linea verde e la linea rossa. Questo è quello che ci dà l'asset allocation. Che cosa ci possono dare i gestori? Beh, i gestori ci possono dare un contributo in funzione di che cosa? Della loro tracking error volatility. Ecco perché è importante identificare ancora una volta una distribuzione dei possibili rendimenti rispetto al mercato, e quindi lo zero rappresenta appunto il rendimento differenziale rispetto al mercato, e che ci fa vedere che un gestore passivo, nel bene o nel male, fa quello che fa il mercato, e che man mano che aumenta la dose di rischio attivo che io mi vado ad assumere, passando dalla campana blu a quella arancione sino a quella gialla, è evidente che io sto mettendo in campo la possibilità di realizzare performance superiori a quelle del mercato, ma allo stesso tempo la possibilità di aprire la porta a performance inferiori rispetto al mercato. E allora, se vogliamo mettere insieme i due concetti, quello che possiamo fare è prendere questo grafico di destra e andarlo a rappresentare nel grafico di sinistra. In che modo? Beh, molto semplicemente così. Vuol dire che nel momento in cui noi oggi, il 13 maggio del 2021, abbiamo scelto una certa allocazione del portafoglio ed abbiamo scelto se utilizzare dei gestori passivi o dei gestori attivi, noi in qualche modo già sappiamo cosa potremmo ottenere. Scusate, mi si è attivato, ecco qua. Cosa potremmo ottenere tra 5 anni? Perché se abbiamo scelto i gestori passivi, inevitabilmente, se si dovesse verificare lo scenario verde, quello più bello, i nostri risultati saranno allineati a quelli del mercato. Se invece abbiamo scelto un gestore attivo, abbiamo la possibilità di avere rendimenti ancora più alti, o ovviamente avere rendimenti un po' più bassi. E la stessa cosa la dobbiamo ripetere ove si dovesse verificare lo scenario più brutto, quello rosso. Anche in questo caso sappiamo già che con la gestione passiva siamo condannati a seguire a ribassi i mercati, ed è evidente che la gestione attiva ci potrebbe mettere al riparo da questa sottoperformance, ma al tempo stesso potrebbe addirittura andare a generare perdite ancora più significative. Quindi davvero si tratta di riuscire a conciliare la tracking error volatility, che evidentemente non ci piace, perché faremmo a meno, volentieri a meno, di prenderci dei rischi in più, con la possibilità però di generare dell'alfa, quindi la possibilità di generare dell'extra rendimento rispetto. Allora possiamo passare all'ottimizzatore multi-manager per cercare di capire qual è la logica che si può implementare per mettere in pratica questi concetti.
Abbiamo già detto che quello che dobbiamo tentare di fare, una volta scelto uno dei portafogli modello, dobbiamo realizzare una nuova ottimizzazione in uno spazio alfa tracking error volatility che ci consenta di esprimere con diverse combinazioni la medesima asset allocation. In quale modo? Per gli appassionati della matematica, dell'algebra, delle ottimizzazioni, abbiamo cercato di sintetizzare la logica di questa ottimizzazione, andando a ribadire quello che era stato il percorso che ci aveva portato alla costruzione dei portafogli modello. Se vi ricordate, avevamo detto che si deve partire dalle asset class, stimare i rendimenti, stimare i rischi, le correlazioni ed ottimizzare. Adesso che il nostro problema è scegliere i gestori, quello che dobbiamo fare è costruire una short list di gestori, quindi andare a selezionare all'interno del catalogo che la nostra banca, la nostra rete ci mette a disposizione, andare a selezionare i prodotti che riteniamo essere i migliori per ogni comparto. E fatto questo, è necessario stimare un alfa, è necessario stimare una matrice varianza-covarianza che tenga conto sia del rischio attivo sia delle correlazioni che legano i diversi gestori, al fine di fare che cosa? Di giungere a quell'ottimizzazione in un ambiente alfa tracking error volatility che in funzione delle caratteristiche dell'investitore possa partire da una gestione puramente passiva oppure possa progressivamente aumentare il rischio. E allora, ritornando sulla formula, qual è l'obiettivo che ci proponiamo di raggiungere? Come vedete, ci sono tre pezzi importanti. Il primo, l'obiettivo è minimizzare la tracking error volatility del portafoglio. Abbiamo detto che la tracking error volatility del portafoglio non ci piace, ci porta lontano dall'asset allocation, quindi siamo disposti a prenderci rischio attivo soltanto se strettamente necessario. E perché dovremmo o potremmo voler prenderci rischio attivo? Quando il mercato ci dice che ci sono delle opportunità di generare da parte destra della folla. E come facciamo a bilanciare questi due aspetti? Quindi il desiderio di generare alfa con la volontà di ridurre la tracking error volatile. Beh, il giusto compromesso ce lo dà il parametro di avversione alla delega, il parametro lambda, un parametro che ci dice quanto il cliente è disposto a prendersi del rischio attivo. E quindi è evidente che nel caso in cui lambda avesse un valore pari a 0, tutta la parte di destra della formula avrebbe un valore 1 e quindi staremmo dicendo al modello che il nostro obiettivo è semplicemente minimizzare il rischio. Non ci interessa nulla dell'alfa. Il nostro obiettivo è avere il portafoglio con il rischio attivo più basso. All'aumentare del valore dell'alfa, invece, noi andiamo a segnalare al modello che a parità di asset allocation siamo desiderosi di non perdere questa opportunità. Quindi siamo disposti a prenderci delle dosi di rischio attivo pur di poter generare dell'extra performance rispetto. E allora possiamo arrivare al cruscotto dell'ottimizzazione multi-manager per vedere quali sono le scelte che dobbiamo fare. Tra un attimo mi sposterò direttamente sulla piattaforma e l'obiettivo che ci proponiamo, l'obiettivo che ci proponiamo è quello di andare ad ottimizzare un portafoglio che, come vedete, in prima battuta è stato costruito con delle asset class piuttosto tradizionali, quindi alcuni mercati obbligazionari, alcuni mercati azionari, per un importo di 500.000 euro. E il tema che dobbiamo affrontare è appunto quello di andare a scegliere i prodotti che a nostro avviso sono più appropriati per implementare questo portafoglio in asset class. E per farlo, che cosa utilizzeremo? Utilizzeremo il cruscotto dell'ottimizzazione multi-manager che, come vedete, presenta tutta una serie di parametri. Non li utilizzeremo tutti, ma vi faremo delle dimostrazioni concentrandoci su due aspetti, che sono il tipo di gestione privilegiata, gestione passiva, gestione a rischio controllato e gestione attiva, due
dietro la quale si nasconde il valore del lambda. Okay? Quindi lambda basso, gestione passiva, lambda alto, gestione attiva. L'altro parametro che utilizzeremo è quello, il primo, diversificazione, debole, media, forte. In funzione del fatto che noi si voglia, diciamo, indicare al modello che all'interno di ogni singola aspect class noi vogliamo, se le, ovviamente le disponibilità del cliente lo consentono, diversificare il rischio attivo, cioè vogliamo avere più di un gestore per ogni mercato. Allora, mi sposto sulla piattaforma Quantalis in modo tale che si possa andare a vedere quali sono le diverse opzioni che possiamo attivare nell'implementare l'ottimizzazione. Vado a fare il login. Perfetto. Allora, il primo passaggio che dobbiamo compiere è quello di identificare il bacino di utenza dei fondi che vogliamo utilizzare. All'interno della piattaforma Quantalis questo lo si può fare molto velocemente andando nella sezione fondi e poi nella sezione ricerca, dove si apre il motore di ricerca che è presente in prima battuta, categoria, società di gestione e un'eventuale lista personalizzata. E la ricerca avanzata che apre le porte a tutta una serie di indicatori molto molto ricca che ci consentono di filtrare i fondi che vogliamo analizzare. Se noi non introducessimo nessun filtro, andremo a lavorare con i 44.020 prodotti che sono oggi censiti sulla piattaforma Quantalis e che rappresentano il distribuito in Italia. Ovviamente qualunque ottimizzatore di fronte a una massa di numeri di questo tipo fa un po' di fatica a lavorare, quindi il nostro suggerimento è quello di lavorare sempre su delle short list ristrette, il che tipicamente significa, ed è quello che farò tra un attimo, partire innanzitutto dal catalogo prodotti che la vostra banca vi mette a disposizione. Ne sto andando a selezionare uno, che ho chiamato appunto catalogo, che è il catalogo di un'importante banca italiana dove ci sono 4.126 prodotti. Okay? Ovviamente ogni banca, ogni rete ha il proprio, la propria gamma. Anche in questo caso i 4.126 prodotti probabilmente sono eccessivi e dubito che ognuno di voi riesca a conoscere in modo approfondito tutto il catalogo. Quindi una buona idea è sempre quella di ridurre la numerosità dei fondi cercando di selezionarli sulla base di alcuni criteri che ci sembrano ragionevoli. Ve ne propongo alcuni in modo tale da farvi vedere come davvero in modo molto semplice si possa ridurre la numerosità dei fondi con i quali andare a lavorare. Quindi la prima cosa che potremmo fare è, ad esempio, visto che vogliamo utilizzare delle analisi quantitative, ridurre il catalogo ai soli fondi che hanno una serie storica sufficiente, quindi più di 3 anni. Poi andare a prendere, visto che all'interno del mio catalogo potrebbero esserci fondi con classi diverse, andare a dire che voglio soltanto i fondi con la classe meno costosa. E ancora potrei andare a dire che, andando nella sezione indicatori avanzati, che voglio soltanto fondi comuni che appartengono al quadrante degli aggressivi e degli eccellenti, cioè soltanto fondi comuni che negli ultimi 3 anni, che è il vincolo temporale che abbiamo dato, hanno un information ratio maggiore di 0. E quindi con questi 3 filtri, andando sul bottone cerca, io sono andato a ripulire quel catalogo di 4.126 prodotti e me ne sono rimasti, come vedete, 395. Questi 395 prodotti adesso li vado a selezionare e mi vado a creare una mia lista personalizzata che possiamo chiamare Short List 13
maggio, che abbiamo costruito oggi. La lista è stata creata e da questo momento in poi, tutte le volte che io ritornerò su fondi ricerca, io potrò andare direttamente qui sul bottone lista personalizzata e andarmi a cercare la mia short list 13 maggio e andarmela a richiamare. Quindi ho la possibilità di costruire più short list e averle tutte in memoria all'interno della mia. Ho già costruito, senza farlo in diretta, un'altra lista di soli ETF. Questo perché non è detto che nel catalogo di tutte le banche siano anche presenti degli ETF, quindi mi sono andato a costruire un'altra lista dove ho inserito 25 ETF coerenti con i portafogli, con le asset class che andremo ad utilizzare. Fatto questo, ci possiamo spostare sul secondo menu della piattaforma, che è il menu portafogli. Menu portafogli proposta, andiamo a costruirci una nuova proposta. Andando a selezionare che cosa? Innanzitutto il bacino di fondi che vogliamo utilizzare, quindi shortlist 13 maggio. Conferma e ci andiamo ad aggiungere la lista dei 25 ETF che vi ho detto un attimo fa mi ero andato a costruire. Quindi vuol dire che noi andremo a lavorare con questi 420 prodotti. A questo punto dico alla piattaforma che io voglio costruire un portafoglio da 500.000 euro su un orizzonte temporale, ipotizziamo, di 5 anni con una volatilità del 9%. Continua. La piattaforma mi chiede se voglio inserire dei vincoli, ipotizziamo di non voler vincolare l'ottimizzazione all'utilizzo di particolari prodotti, e quindi la piattaforma mi va a proporre uno dei diversi portafogli modello che sono stati costruiti, una delle diverse asset allocation. Però io ho ipotizzato di fare una piccola modifica a questo portafoglio, andandomi a selezionare un asset allocation che mi aggrada di più, modello 1, che vado a caricare, adesso tra un attimo ve la faccio vedere, con la quale desideriamo ottimizzare questo portafoglio. Ecco. Un portafoglio che era quello che vi avevo fatto vedere prima sulle slide, con quattro mercati obbligazionari e quattro mercati azionari geografici. A questo punto, andando su Continua e arrivando nella quarta tappa del processo di ottimizzazione, il motore di ottimizzazione mi chiede: benissimo, adesso cosa vuoi fare? Con quali prodotti vuoi implementare questo portafoglio? E si può, come vi ho detto, aprire il cruscotto dell'ottimizzazione. In prima battuta vado a scegliere gestione passiva debole. Quindi sto comunicando al motore che io voglio privilegiare la gestione passiva e ovviamente lo posso fare perché abbiamo inserito degli ETF. E quindi so già che l'ottimizzatore, se vuole, troverà degli strumenti passivi. Questo è importante perché, ove io non avessi inserito degli ETF, la piattaforma avrebbe fatto che cosa? Avrebbe utilizzato tra i fondi che io ho messo a disposizione quelli con la tracking error volatility più bassa, ma che non necessariamente sono dei veri strumenti di gestione passiva. Ecco perché è importante la fase di costruzione a monte delle short list per sapere, per essere certi, che la piattaforma troverà quello. A questo punto abbiamo impostato l'ottimizzatore, il cruscotto, possiamo andare su Ottimizza per andare a verificare quali prodotti la piattaforma mi propone per implementare questo portafoglio. Andiamo a vedere e, come osservate, sui diversi mercati la piattaforma mi sta proponendo due ETF spider sull'obbligazionario, un ETF shares sul corporate, e così via sui mercati azionari, l'Ixor, Amundi, iShares. Attenzione, noterete che sul Pacifico ed Emerging Markets la piattaforma ha fatto delle scelte diverse. Come mai? Sugli Emerging Markets mi ha messo insieme al prodotto l'Ixor anche un fondo Fidelity. Si tratta di un fondo Fidelity che ha avuto negli ultimi anni una performance
particolarmente brillante, con una tracking error volatility non particolarmente elevata, e quindi il motore ha ritenuto opportuno comunque propormi questa soluzione in aggiunta rispetto all'ETF, avendo comunque io la possibilità di andare a modificare i pesi e quindi andare eventualmente a spostare tutto sull'ETF eliminando la quota investita sul fondo Fidelity. L'altra cosa invece che vi voglio far osservare è sull'azionario pacifico, dove il motore ha scelto un fondo JP Morgan Pacific Equity. Come mai? Lo ha fatto perché tra gli ETF che io avevo messo a disposizione della piattaforma, come vedete ci sono un ETF sul Giappone e un ETF sul Pacific senza Giappone. E quindi questo fa sì che, presi singolarmente, questi due prodotti non vengono percepiti come passivi rispetto all'azionario pacifico. Ma una volta che si è appurato che questi due prodotti ci sono, è molto semplice andare a fare la modifica. Si inseriscono questi due prodotti, si azzera il peso del JP Morgan e si mette, ad esempio, il 6% sul Pacifico e il 2% sul Giappone, scusate, il 2% sul Pacific e sul Giappone. E quindi, come vedete, il nostro portafoglio è stato implementato adesso con prodotti totalmente passivi. Adesso andiamo a salvare la proposta, che chiamerò passivo debole, per ricordarci appunto i parametri che abbiamo. Adesso vi voglio proporre una seconda ottimizzazione. Quindi andiamo a cancellare tutto il lavoro di ottimizzazione che abbiamo fatto, in modo tale da ripartire da zero. Andiamo a scegliere all'interno del cruscotto sempre la gestione passiva, ma diciamo al modello che noi vorremmo avere per ogni asset class più prodotti. E quindi andiamo a ottimizzare con questa scelta. Che cosa accadrà adesso? Accadrà che in alcune asset class il motore continuerà ad utilizzare soltanto degli ETF o prevalentemente degli ETF. Su altre asset class invece, grazie appunto alla ottimizzazione multi-manager, sarà possibile, andando a scegliere gestori che hanno caratteristiche diverse, andare a ridurre il rischio attivo. E quindi, come osservate, abbiamo sempre una quota di ETF, ma nei diversi mercati, come osservate, sono stati inseriti anche dei prodotti attivi. E quindi andrò a salvare questa nuova proposta chiamandola passivo forte, per ricordarci appunto che abbiamo chiesto al motore di generarci delle soluzioni con una diversificazione forte sui diversi mercati. Adesso andiamo a costruirci una nuova ottimizzazione, quindi ancora una volta cancello tutto il lavoro che abbiamo fatto, che comunque è stato salvato, quindi potremo poi recuperarlo facilmente, per andare ad ottimizzare facendo questa volta un'ipotesi diversa in termini di tipologia di gestione. Quindi scegliamo il rischio controllato e ipotizziamo di volere una diversificazione media, quindi di chiedere al motore di, ove possibile, diversificare all'interno della stessa sequenza. Quindi ancora una volta andando su ottimizza. Il motore sta cercando i prodotti ritenuti più appropriati e noterete che su alcuni mercati, in particolare sull'obbligazionario euro, il motore continua a proporci l'ETF, che noi non gli abbiamo chiesto questa volta. Vuol dire che cosa? Vuol dire che in questi due comparti si fa molta fatica a trovare gestori che possano generare alfa, mentre su altri comparti vedete che il motore si è spostato su fondi attivi e in particolare si è spostato anche su fondi attivi diversi da quelli che erano stati selezionati
nella fase, nell'esempio precedente. E quindi ancora una volta andiamo a salvarci la proposta chiamandola rischio controllato. E adesso, come ultima ipotesi, andiamo a fare una nuova ottimizzazione nella quale reguliamo tutto, nella quale andiamo a chiedere al motore di utilizzare una logica di gestione attiva, conservando l'ipotesi di diversificazione media. Quello che ci aspettiamo adesso è che, avendo aumentato il parametro di avversione alla delega, il motore ci proponga, e infatti è questo quello che succede, anche sulle asset class obbligazionarie, ci propone, come vedete, dei prodotti che non sono più degli ETF, ma dei prodotti attivi. E ancora una volta ci andiamo a salvare la proposta. Quindi rischio. Portafoglio attivo. Cosa possiamo fare adesso, giusto per farvi toccare con mano la differenza tra i diversi portafogli che abbiamo costruito? Poi magari vi facciamo un esempio anche utilizzando un asset allocation settoriale. Quello che possiamo fare è andare adesso su portafogli proposta, e dove abbiamo salvato le nostre proposte, e andarcela a selezionare passivo debole, passivo forte, rischio controllato, attivo. Quindi le quattro ottimizzazioni che abbiamo costruito insieme. E andiamo nella sezione backtest. La sezione backtest è la sezione che ci fa vedere come questi quattro portafogli si sono comportati su un certo orizzonte temporale storico. Quindi qual è stato il loro comportamento in prima battuta sugli ultimi 3 anni, poi è possibile andare a modificare il confronto scegliendo l'orizzonte temporale che riteniamo più appropriato. Adesso stanno caricando i dati, un secondo di pazienza, e quello che andremo a fare è confrontare il risultato che abbiamo ottenuto con le quattro simulazioni che abbiamo svolto, andando a inserire come ulteriore confronto rispetto alle quattro linee, quindi quella blu passivo debole, quella rossa passivo forte, quella rischio controllato col celeste, quella attivo con il verde, e andiamo ad aggiungere il portafoglio dal quale eravamo partiti, che era il portafoglio modello 1. E come si osserva abbastanza facilmente, la linea gialla che è comparsa, che è appunto rappresentativa del portafoglio modello 1, è una linea sovrapposta quasi perfettamente alla linea blu rappresentativa della gestione passiva debole, a dimostrazione del fatto che i prodotti che abbiamo selezionato negli ultimi 3 anni hanno garantito di traccare l'indice in modo abbastanza preciso, con una leggera sottoperformance rispetto all'indice, dovuta evidentemente ai costi, e che effettivamente i fondi che abbiamo selezionato per le diverse ipotesi, ovviamente in questo caso una logica ex post, si sono caratterizzati, vedete, da livelli di gestione attiva e anche livelli di performance decisamente diversi. Ora, è evidente che questa è un'analisi ex post, però quello che è importante evidenziare è che quello che si osserva dall'analisi storica è quello che in qualche modo possiamo proiettare nel futuro. Cioè, noi non sappiamo come proseguirà la corsa della linea gialla. Abbiamo detto che la linea gialla potrebbe avere degli sviluppi coerenti con il cono alla Higginson dato dal portafoglio modello che abbiamo selezionato. Quello che è importante è che le diverse ipotesi di ottimizzazione che abbiamo fatto, come vedete, si possono allontanare e progressivamente si allontanano tanto di più
in funzione delle scelte, delle decisioni che noi abbiamo preso oggi in termini di costruzione del portafoglio. Quindi possiamo essere ragionevolmente certi che la linea rossa continuerà ad essere abbastanza vicina alla linea gialla e la linea verde sarà significativamente lontana dalla linea gialla. E la scommessa che noi stiamo facendo è che questo rischio in termini di distanza tra le due linee possa essere ripagato attraverso una opportuna generazione di alfa. Evidente la facile critica che potrebbe essere fatta a questo grafico è che si tratta di un'analisi ex post, di un'analisi storica, ovviamente così, ma serve appunto per mettere in evidenza quello che vi ho appena rappresentato. È altrettanto vero che sia sul sito di Cantalis Francia, sia sul sito di Cantalis Italia, già da un po' di anni mettiamo alla prova questa nostra capacità di realizzare dei portafogli utilizzando il nostro ottimizzatore. E ripeto, sui rispettivi siti avete un track record ormai di qualche anno per l'Italia, di quasi un decennio per il modello francese, nel quale si evidenzia come effettivamente attraverso questo modello di ottimizzazione siamo stati in grado negli anni, attraverso delle scommesse bimestrali, di generare alfa rispetto ad un asset allocation, di partenza. Vorrei chiudere rapidamente andando a far vedere come potremo realizzare sostanzialmente le stesse logiche che abbiamo visto ora con riferimento a un asset allocation geografica, cosa potremmo fare utilizzando un asset allocation di tipo settoriale. Quindi vado a prendermi sempre una short list che abbiamo costruito insieme e la vado ad arricchire con i 25 ETF. Andiamo a impostare come al solito un importo investito, un orizzonte temporale e una volatilità che vogliamo rispettare. Andiamo su continua perché non vogliamo imporre alcun vincolo e quindi andiamo sulla maschera che ci presenta diversi portafogli modello che sono costruiti con aste classi geografiche e quindi quello che ho fatto è stato andare a costruire un asset allocation dove tutto l'azionario geografico è stato sostituito con dei mercati settoriali. Questo in termini di trade-off rendimento rischio, vedete che sostanzialmente non ha un impatto significativo, ma abbiamo azzerato i mercati geografici per inserire gli asset class settoriali. A questo punto, andando su continua, abbiamo il nostro cruscotto con i diversi mercati che dobbiamo riempire. Ancora una volta andiamo nel cruscotto che per default è impostato su diversificazione media rischio controllato, ma come vi ho fatto vedere è molto facile poterlo modificare. E andando su ottimizza, il motore adesso mi sta andando a cercare per i diversi mercati i prodotti ritenuti più adatti. Come vedete, ancora una volta mi ha trovato quasi su tutti i mercati, mi ha trovato il corrispondente ETF, non lo ha fatto ad esempio sugli emerging markets, mentre su tutti gli azionari settoriali, come vedete, ha trovato in questo caso la gamma Spider i prodotti che mi consentono di implementare in modo adeguato una scelta passiva sui diversi compagni. E quindi non lo faremo perché penso che ormai la logica sia passata, ma potremmo anche in questo caso, se ovviamente la gamma di offerta lo consente, cioè se abbiamo a disposizione un certo numero di prodotti settoriali, potremmo ripetere gli stessi esperimenti che abbiamo fatto con il portafoglio specializzato per aree geografiche, andando a modificare la tolleranza, la delega che vogliamo impostare e chiedendo quindi all'ottimizzatore di fare spazio anche ai gestori attivi. Io mi fermerei qui e così se ci sono delle domande possiamo lasciare spazio a eventuali dubbi o curiosità che magari non abbiamo chiarito.
Sì, ci sono già alcune domande, Paolo, quindi magari parto proprio dalle ultime che fanno riferimento agli ultimissimi esempi che hai fatto, in modo tale che magari le puoi anche richiamare a video. E nel frattempo invito tutti ad inserire nuove richieste, se ovviamente ve ne sono, nella chat, in modo tale che riusciamo a gestirle. Partirei proprio dalla domanda arrivata poco fa da Massimo, che chiede come mai la differenza tra le diverse linee si manifesta solo dal 2020. Non sarebbe stato legittimo aspettarselo anche prima? Immagino che stia facendo riferimento al grafico dell'andamento del portafoglio in prodotti attivi versus benchmark, dove il delta si è aperto nel 2020. Non so se puoi richiamare il grafico, ammesso che ce l'hai lì a disposizione, o qual è la tua considerazione al riguardo. No, il grafico sì, lo dobbiamo ricostruire un attimo, magari lo vado a fare. Intanto. Beh, mentre si carica il grafico, penso che la risposta si possa già dare. Comunque, poi magari una volta che c'è il grafico a video possiamo argomentarla meglio. Penso che sia inevitabilmente l'effetto legato a quello che è successo sui mercati l'anno scorso per il Covid, nel senso che sono stati tutta una serie di gestori che hanno accusato il colpo. Quindi la differenza tra i diversi comparti, come vedete, più o meno c'è sempre, in modo ovviamente non così evidente. C'è questa esplosione nel corso dal marzo 2020, dall'aprile 2021 in poi, che ha a che fare con il fatto che alcune società di gestione hanno avuto una risposta alla crisi post-Covid totalmente diversa da altre, quindi hanno avuto una capacità di reazione, di generazione di risultati particolarmente brillanti. Mi vengono in mente i prodotti Morgan Stanley, ma ce ne sono anche altri. E quindi in questo caso è evidente che la spiegazione è riconducibile al crollo sperimentato nel periodo febbraio-marzo dell'anno scorso e poi la velocità di ripresa degli ultimi mesi. Questo è ovviamente un elemento, anzi mi fa molto piacere questa domanda, perché dimostra come in questo caso, però diciamo la rilevanza dell'effetto Covid è tale che non ci si poteva aspettare che non impattasse sulle scelte del portafoglio, perché però ci dovrebbe anche forse mettere un po' in guardia, in quanto alcuni prodotti hanno sperimentato delle performance strepitose, ma come osservato, lo hanno fatto nell'ultimo anno, in particolare in quei mesi, appunto, da aprile in poi. E quindi il rischio che ancora si possa trattare di fortuna e non di abilità, in qualche modo c'è. E allora, di fronte a performance di questo tipo, e forse proprio nella fase di costruzione delle shortlist, una particolare attenzione a dei fondi che hanno brillato in modo particolare, ma che evidentemente hanno avuto una performance che è figlia di quello che è successo e che ci auguriamo tutti non ricada, non riaccada, e forse andrebbe prestata. Quindi le performance sono state strepitose. Il motore di ottimizzazione fa una valutazione a 3 anni e ovviamente ne tiene conto. E tenendo conto anche del rischio e delle correlazioni, però è evidente che in questo caso potrebbe ad esempio essere molto utile agire su questo ulteriore elemento del cruscotto che non abbiamo utilizzato, che mi dice qual è il peso minimo e il peso massimo di ogni fondo all'interno del portafoglio. Quindi, se io mi rendessi conto appunto che c'erano dei fondi che hanno avuto performance particolarmente brillanti, ma io non voglio rischiare in modo eccessivo di caricare tutto il portafoglio su quei fondi, oltre all'opzione della diversificazione forte, che come vi ho fatto vedere già riduce questo rischio, perché su alcuni mercati mi venivano presi 4-5 prodotti, un ulteriore vincolo che si potrebbe mettere è un peso massimo del fondo del 3-4-5%, in modo tale da obbligare comunque l'ottimizzatore a prendere anche in considerazione altri.
proprio per evitare di avere in portafoglio qualcosa che ha brillato in modo particolare, ma che è figlio di una fase congiunturale che ancora dobbiamo smaltire. Perfetto. Poi c'è un'altra domanda posta da Simone, sto andando a ritroso, a questa magari rispondo io, così ti do un attimo di tregua, che chiede se i rendimenti sono al netto dei costi di gestione nei fondi attivi. Certo, tutte le analisi, non solo tutti gli indicatori di risk adjusted performance vengono calcolati sul NAV, che quindi è già al netto dei costi di gestione corrente, ma anche tutti i grafici dei portafogli vengono calcolati sui NAV e quindi al netto dei relativi costi di gestione. Quindi sì, assolutamente sì. Non per i benchmark, che invece sono lordi, e quindi ecco, esatto, perché avevo fatto riferimento al costo di gestione dei prodotti, che inevitabilmente anche le quote di gestione passiva colloca i prodotti leggermente più bassi rispetto ai mercati. Ovviamente, certo, questo non so, per chiarezza, non vengono presi in considerazione i costi di ingresso e i costi di uscita, perché sappiamo bene che sono costi eventuali, perché potrebbero essere scontati, e comunque non entrando a far parte del NAV, del fondo comune, non vengono presi in considerazione. Esatto. Poi Guido chiede qual è la differenza tra beta e TEV. Allora, rientrano tutte e due tra le misure di rischio relativo, e quindi sono due misure che sono accomunate dal fatto di poter essere calcolate soltanto rispetto ad un benchmark di riferimento. La differenza fondamentale è che il beta esprime una misura di sensibilità, quindi è una misura che, come sapete, ha un baricentro sull'1, e quindi quando noi abbiamo un fondo con beta uguale a 1 vuol dire che ha una sensibilità rispetto alla variazione del mercato pari a 1, quindi tende a muoversi con la stessa forza. Mentre fondi aggressivi hanno beta maggiore di 1, fondi difensivi hanno beta minore di 1. Quindi il beta ci misura la sensibilità del fondo rispetto al mercato. E la tracking error volatility è una misura più appropriata per misurare il rischio attivo, perché la tracking error volatility invece è una misura di deviazione standard dei rendimenti differenziali. E quindi è una misura che va a verificare quanto il fondo si è comportato in modo diverso dal mercato. E quindi avremo tracking error volatility prossima a zero per i gestori passivi e tracking error volatility via via sempre più alta per i gestori attivi. Quindi sostanzialmente la tracking error volatility è la vera misura che consente di esprimere qual è il rischio del gestore, perché appunto va da zero in su, e quando noi ci troviamo con un fondo che ha tracking error volatility alta, quindi un gestore attivo, questo non significa necessariamente che il fondo è stato più rischioso del mercato, perché potremmo avere due gestori che hanno tracking error volatility del 7%, e quindi sono tutti e due molto attivi, ma uno ha fatto delle scelte aggressive, quindi ha un beta maggiore di 1, l'altro ha fatto delle scelte difensive, quindi ha un beta minore di 1. Entrambi sono molto attivi, ma hanno fatto scelte completamente diverse. L'altro elemento importante è che noi, quando scegliamo un fondo comune, non vogliamo che il fondo comune sia sempre con beta maggiore di 1 o minore di 1. Il gestore attivo, se è davvero gestore attivo, tenderà a modificare il suo beta in funzione delle fasi di mercato, quindi un bravo gestore attivo dovrebbe aumentare il beta prima degli alzi e ridurre il beta prima degli bassi. Ma noi non possiamo entrare nel merito di queste valutazioni, e quindi la tracking error volatility ancora una volta è più appropriata, perché la tracking error volatility ci dice che il gestore è diverso dal mercato. Poi, se è diverso perché prende più rischio o meno rischio, questo se lo vogliamo capire lo facciamo con altre misure. Ma l'informazione che ci interessa è quanto lontano dal mercato potrà collocarsi il gestore, e questa informazione ce la dà in modo molto più preciso la tracking error volatility. L'active share è un'altra misura che si sta diffondendo sul mercato, che prende in considerazione la composizione del portafoglio e però presuppone una conoscenza puntuale di cosa c'è nel portafoglio, che purtroppo ha solo il gestore, quindi in realtà
o è il gestore a fornire questo tipo di misura, oppure un analista esterno non riesce a farlo se non in modo approssimativo, e quindi è meglio evitarlo. Perfetto. Poi Luca chiede: è possibile trovare la matrice alfa TEV nella piattaforma, e se sì, dove? Allora, sì, è possibile trovarla. Dunque, chiedo eventualmente aiuto ai ragazzi, vediamo, ci provo, se no poi lo facciamo insieme a loro. Allora, dovrebbe essere, andiamo su fondi, ricerca, vabbè, facciamo. Ricerca, quindi prendiamoci la nostra shortlist. Adesso vado a selezionare tutti, quindi ho selezionato i 395 prodotti della shortlist e vado su confronto. Allora, facciamo così, entriamo da quest'altro punto, confronto. Allora, il menu, quindi fondi, confronto, possibile selezionare una lista e poi andare su confronto personalizzato. Confronto personalizzato è un motore molto potente che consente di effettuare tutta una serie di analisi a partire da un certo bacino di fondi che si è selezionato, andando a scegliere sia le date rispetto alle quali si vogliono fare le analisi, sia gli indicatori che si vogliono utilizzare per effettuare queste analisi. Adesso sta facendo i calcoli, e quindi all'interno di questa parte del motore personalizzato è possibile, appena finisce di fare, eccolo qui, quindi in questo caso ad esempio io ho impostato uno scarico di dati che mi dà il codice ISIN, il nome del fondo, il rating, la tracking error volatility e così via. E tra le varie cose che si possono fare è costruire un grafico dove sull'asse delle ordinate andiamo a mettere l'alfa, sull'asse delle ascisse andiamo a mettere la tracking error volatility, e a questo punto lui sta facendo il calcolo dei vari indicatori per tutti i fondi che gli abbiamo dato con le impostazioni che gli abbiamo chiesto. E tra un attimo dovrebbe comparire, oltre alla tabella che si può esportare con tutte le informazioni personalizzate che gli abbiamo chiesto, dovrebbe comparire anche appunto il grafico. In questo caso è un grafico fatto prendendo prodotti di più categorie, e quindi logica vorrebbe ad esempio andare a prendere tutti i fondi della categoria azionaria Europa e andarsene a realizzare con il grafico. Ecco. Quindi in questo caso mi ha costruito il grafico con i 395 prodotti e alfa, però si tratta di TEV e di alfa diversi fondo per fondo, perché avendogli detto che di usare il benchmark di default vuol dire che tutti gli azionari Europa sono valutati rispetto al Morgan Stanley Europa, tutti gli azionari USA rispetto al Morgan Stanley USA e tutti gli obbligazionari euro rispetto all'obbligazione. Quindi il grafico me l'ha costruito, però ogni fondo rispetto al suo benchmark. Quindi è abbastanza semplice e al tempo stesso potente, perché mi consente di costruire, come vedete, grafici. Scegliendo voi cosa mettere sull'asse delle X e delle Y, avete davvero una scelta molto ampia, oltre alla possibilità di esportare tutti in Excel e quindi di poter lavorare questi dati anche con strumenti tradizionali. Perfetto. Poi c'è Massimo che chiede: come mai nelle schede prodotto il confronto viene fatto con la categoria e non anche con il benchmark? Evidentemente prima hai fatto un'analisi
dove c'era soltanto il confronto con la categoria, ma in realtà in ogni scheda c'è sia l'analisi versus benchmark sia l'analisi versus categoria. Quindi magari se puoi riprendere velocemente una scheda a fondo, così lo puoi far vedere, Paolo. Ho preso questa. L'analisi è sempre fatta così per tutti i prodotti, dove c'è ovviamente un benchmark. Quindi ci sono alcune poche categorie, commodities mi sembra, dove non esiste un benchmark, e quindi però dove esiste un benchmark credibile, ragionevole, l'analisi viene sempre fatta prendendo la linea blu, che è il fondo comune, la linea verde, che è il benchmark, attenzione, è il benchmark assegnato da Quantalist. Quindi in questo caso, ad esempio, il benchmark scelto dal gestore pure Europe Large Mid Cap Growth, il benchmark che usiamo noi è il Morgan Stanley Europe Growth. Perché? Perché noi abbiamo attribuito questo fondo alla categoria azionario Europa Growth, e tutti i fondi di questa categoria li valutiamo con lo stesso benchmark. Questo è un approccio inevitabile, perché altrimenti ci troveremo ad avere all'interno della stessa categoria fondi che, pur avendo un approccio omogeneo in termini gestionali, hanno scelto un benchmark diverso, chi lo Standard & Poor's, chi Morgan Stanley, chi Eurostoxx, e magari mixato con dosi di liquidità. Quindi ci ritroveremo a non poter fare un confronto equo. Quindi tutto il mondo si segue questo approccio, che parte dalla categorizzazione dei prodotti, e per ogni cluster si sceglie un benchmark ritenuto appropriato per valutare quel cluster. Bene, poi c'è un'altra domanda di Marco, che ti consente sicuramente di affrontare un tema a te caro, perché dice: ho notato che l'ottimizzatore seleziona anche fondi con solo 2-3 stelle, è normale? È normale per vari motivi. Innanzitutto, la stella non è un criterio che noi abbiamo selezionato, però potrebbe essere che nella creazione della short list si faccia proprio questo. Quindi quando noi siamo andati a costruire, se vi ricordate, la short list, io avrei potuto dire: partiamo dal catalogo dei 4.126 prodotti, e all'interno di questo catalogo chiedo che mi vengano presi i fondi con 4 e 5 stelle, e quindi posso andare a selezionare io quali sono i fondi che voglio inserire. Quindi se avessi detto che volevo soltanto i fondi a 4 o 5 stelle, inevitabilmente poi lui mi avrebbe ottimizzato soltanto con quelli. Tuttavia il rating ci dà delle informazioni, ma che non guardano a tutto quello che dovremmo guardare, soprattutto non tengono conto del fatto che un portafoglio, come vi ho detto, è costruito da più prodotti, quindi non tengono conto delle correlazioni. E quindi può tranquillamente accadere che un fondo, anche con 3 stelle, magari preso singolarmente non è granché, ma per effetto delle correlazioni sta molto bene rispetto ad un altro prodotto che magari ha 4-5 stelle, e addirittura l'unione di questi due prodotti consente una migliore gestione del rischio attivo. Quindi assolutamente normale, e se si vuole che il rating guidi la selezione, è necessario usarlo come filtro, cioè dire all'ottimizzatore che si vogliono utilizzare soltanto fondi con un certo rating. Questo lo si può fare o in fase di costruzione della short list, oppure quando si va nel cruscotto. Come vedete, c'è la possibilità di dire rating e di dire quali fondi si vogliono utilizzare. Quindi si può farlo sia a monte che a parte. Perfetto. E un'ultima domanda di Gian Pietro, che ci chiede se i benchmark sono net o total return. Ma la risposta la posso già dare io: tutti i benchmark che noi abbiamo inserito sono total return, proprio perché il confronto deve essere effettuato ovviamente rispetto alla performance complessiva, quindi non soltanto price index ma
total return. Il discorso che faceva prima Paolo relativamente all'impatto dei costi e sottolineando appunto che sono benchmark lordi, era riferito al fatto che sono lordi dei relativi costi medi della categoria dei prodotti. In alcuni casi vi trovate dei benchmark nettizzati del costo medio ponderato della categoria, ma in questo caso invece tutti i prodotti che vengono valutati sul loro NAV netto di costi di gestione devono purtroppo competere con un benchmark total return lordo. E quindi ovviamente, Paolo. La correzione viene fatta al contrario per i fondi che staccano dividendi. Quindi in quel caso se un fondo è a distribuzione di dividendi, noi andiamo a ricalcolare una serie storica del NAV che incorpora l'effetto, cioè simula l'accumulazione, e quindi questo ci consente di utilizzare il benchmark sempre total return, quindi tenendo conto dei dividendi, e andiamo a fare la correzione sui fondi. Perfetto, mi sembra che abbiamo risposto a tutte le domande, sto scorrendo velocemente, non mi sembra di averne lasciata nessuna in sospeso, quindi penso che abbiamo dato un cenno di risposta a tutte le curiosità o le richieste di precisazione o di approfondimento, quindi non mi resta altro che ovviamente ringraziare Paolo per il suo intervento, ringraziare tutti voi per la partecipazione a questo ulteriore webinar, e quindi vi riconfermo che riceverete le slide e troverete a breve la registrazione di questo webinar insieme alla registrazione anche dei webinar precedenti, laddove non foste riusciti a partecipare, li trovate nella piattaforma sotto la sezione Quantalys Connect, e trovate appunto le registrazioni anche dei webinar precedenti. Ovviamente nel questionario che vi verrà inviato per la valutazione indicate se siete interessati a una presentazione one to one della piattaforma con possibili approfondimenti, perché tutto il team di Quantalys è ben felice di potersi mettere a vostra disposizione per qualsiasi approfondimento, qualsiasi analisi customizzata che richiederete. Grazie a tutti e spero di rivedervi presto in qualche altra occasione dei nostri webinar. Grazie Paolo e arrivederci a tutti, buon pomeriggio. Grazie, arrivederci a tutti.